Le donne italiane utilizzano pochissimo la contraccezione ormonale, tanto che siamo arrivati a dei dati del 2016 con una percentuale di utilizzo di solo 14%, mentre intorno al 2010 si era almeno al 19%, quindi una percentuale assai importante di riduzione della contraccezione ormonale. Alcune regioni italiane peraltro hanno una percentuale di utilizzo ancora più bassa, quindi questo 14% è la media di regioni che ne fanno un uso un pochino più alto e altre che invece fanno un uso anche pari all'8 o 7%, quindi molto ma molto basse. Questo fenomeno non possiamo capire da che cosa sia legato, però certamente una delle cause è la cattiva informazione sulla contraccezione ormonale, il fatto che ci siano poche fonti ovviamente accreditate per poter parlare in maniera seria della contraccezione ormonale, mentre si dà più risalto a quei pochi effetti, a quelle poche controindicazioni per la contraccezione ormonale e quei pochi effetti collaterali che il medico conosce molto bene e che nel momento della prescrizione tiene assolutamente in considerazione. Non si tiene in considerazione, per esempio, che al di là dell'effetto di tipo contraccettivo, la contraccezione ormonale esercita degli effetti assolutamente benefici per la donna, sia per la sua vita di tutti i giorni, tutti i problemi legati alle mestruazioni, sia anche per quanto riguarda la prevenzione, non il rischio di tipo oncologico. Noi oggi sappiamo che l'uso della pillola contraccettiva riduce del 50% il rischio di carcinoma dell'ovaio e di circa il 40% il rischio di carcinoma endometriale, questo per citare i due tumori ginecologici. E quindi un dato assolutamente molto ma molto importante. Per quanto riguarda poi alcune fasi della vita della donna, certamente dobbiamo parlare non soltanto di contraccezione ormonale, ma anche di quella che viene ritenuta una contraccezione, ma in effetti non lo è, cioè l'uso del condom sia maschile sia femminile, perché anche questo purtroppo non ha avuto un aumento. Ci si aspettava che al di là di un tipo di contraccezione se ne utilizzasse un altro, invece questo non si è verificato. E questo, guarda caso, è coinciso con una percentuale di incremento di quelle che sono le malattie sessualmente trasmissibili, e mi riferisco non soltanto a quelle di cui si ha più timore, tipo per esempio l'AIDS, ma anche patologie come l'infezione da clamidia, che è assolutamente molto ma molto importante, perché una volta che si è stabilita può determinare quella che è la malattia infiammatoria pelvica e quindi creare delle grosse problematiche per la fertilità della donna. Rispetto all'Europa siamo assolutamente diversi per quanto riguarda l'uso della contraccezione ormonale, perché se in Italia il 14%, in Europa circa il 30% e anche 40% in alcune nazioni del nord Europa. Quindi siamo assolutamente molto ma molto diversi per quanto riguarda questo aspetto e ripeto, penso che ciò dipenda da una cattiva informazione, per cui l'invito a tutte le donne è di andare dal loro medico, e di avere informazioni precise sulla contraccezione ormonale. Ecco perché della contraccezione noi dobbiamo parlare per la salute delle donne, non soltanto come un aspetto contraccettivo, ma verosimilmente anche come un aspetto che riserva quella che è la sua fertilità. E penso che questo sia assolutamente un dovere da parte del medico e un diritto da parte delle donne di avere il maggior numero di informazioni possibili, ovviamente accreditate.